Amici appassionati di calcio 5, benvenuti alla Palasport di Sedriano Milano, dove tra pochi istanti inizierà la sfida valevole per l'andata dei play-out di Serie A tra il Milano Calcio 5, alla vostra sinistra in tenuta bianco-rossa crociata, e contro la SS Lazio, alla vostra destra in tenuta completamente o quasi nera. Quindi inizia con Leandrinho, Peverini e Alan, subito questo schema, l'uscita sicura e tranquilla di Lyon. Allora subito in avanti per numero 12 Jorginho, c'è la conclusione ma c'è anche il primo calcio d'angolo dopo appena 12 secondi di gioco. Ancora su Leandrinho, vediamo se tenterà l'uno contro uno Leandrinho. Ancora tentativo di scarico, c'è la trattenuta vistosa ancora con il Milano e c'è la traversa. Il movimento Lupi, allora costretta dalla dietro verso Lyon, che come sempre uscirà dai propri pali per la conclusione. Conclusione! E c'è la rete di Lupi al 1 minuto, 2 minuti e 09. Dietro per Horvat, non ha lo spazio per la conclusione, allora si ripropone Alan. Dietro verso Horvat, la conclusione, la respinta dei piedi dei Lyon, riesce a recuperare quindi la Lazio. Con ancora il tiro di Leandrinho, ancora la direzione di Lyon. Calcio d'angolo con Daniele Chilelli, la conclusione di Lyon, la respinta di Tondi con il ginocchio. Ancora la palla in mezzo con Tondi in scivolata, poi entra deciso Esposito. La conclusione di Daniele Chilelli che sfiora il montante alla destra di Tondi. Quindi si riprenderà dal fondo con Lyon. Ah, Lyon che tra l'altro nella regular season proprio qua a Sedriano contro Milano fu devastante, autore di una doppietta e Luft. Ancora tenta, non c'è il fallo, la conclusione di Schelleschi. Milano che lascia un po' troppi spazi, poco aggressiva. Tanto Esposito, scambio con Luft, ancora verso prima, verso Di Bei, fuori di pochissimo. Dietro sempre su Lyon. Tiro di Lyon. Tanto un regalo adesso con la rimessa laterale a favore della Lazio. Schelleschi si libera, ancora Schelleschi, e poi c'è la conclusione di Lupi. Jorginho che difende egregiamente il pallone, tanto c'è l'errore di Chilelli, poi Horvat verso Leandrinho che incespica un po', dietro la serata, il gol di Alan appostato sul secondo palo con Alan che la mette dentro, e quindi 1-1 al 12.08 con Alan. Ma attenzione alla Lazio con Schelleschi che tenta subito. Conclusione di Lyon, la testa di Peverini, poi Horvat, attenzione con Leandrinho, e bravissimo Lyon a deviare. Ancora con Leandrinho, Alan! Che gol ha sbagliato Alan! Che gol ha sbagliato Alan! Peverini verso Horvat. Ora Horvat allo scarico, buono verso! Ed è che gol! Peverini, c'è una deviazione del giocatore della Lazio, però ci sentiamo di dare la rete! Luca Peverini! Attenzione con Tiziano Chilelli, c'è il movimento, c'è la conclusione, respinta con l'anca da parte di Luft, attenzione con Esposito, con Esposito! 16:45! Dall'altra parte a trovare Bizsak, adesso viene trovato Bizsak, buono lo scambio, bravo, che ci crede, la palla rimane lì. Milano che ha trovato il 2-1 con Peverini al 16.30 e poi al 16.45 intanto c'è un'azione subito pericolosa da parte della Lazio con solito Lupi. Intanto fuori Leandrinho, dolorante al ginocchio, forse un colpo.
intanto Scheleschi, proprio verso Jorginho, con Tondi che respinge con il piede, passa sulla sinistra su Zibazziberi. Luft ancora verso Esposito, vediamo se tenta l'azione personale Esposito, attenta e vuole lo scambio! Ottimo con Luft! Col movimento di Daniele Chilelli che conclude ma non trova lo specchio della porta. Zibéry fa passare la palla su Luft, c'è la parallela di Luft ma non riesce a servirlo Esposito che perde il pallone. La conclusione, la corta respinta di Tondi e la rete di Bishak, il 2-3 della Lazio. Tanto Jorginho dietro verso Lyon, la conclusione di Lyon, la respinta di ginocchio come nel primo tempo da parte di Tondi. Verso Scheleschi, poi ancora con Lupi che porta la palla, scarico verso Gerson che tenta la ripartenza in mezzo verso Jorginho, salva Milano, salvato dal palo, ancora però l'azione con Peverini, tenta di tagliare, forse è meglio buttarla fuori la palla e c'è Ari. Ha ammonito intanto Scheleschi che viene espulso. Non so se è un po' esagerata questa doppia ammonizione. Ho affittato con palla scaraventata in avanti. Ancora Alan verso Zibéry, esterno della rete, termina. Subito verso Chilelli con Tondi. Dietro su Lyon che ha spazio per poter salire e superare la metà campo. Invece no, scarica verso Jorginho. Numero di Jorginho, conclusione. C'è Tondi. Poi ancora con Alan, poi Esposito, il petto di Lyon che poi va a terra giustamente. Lyon, 30 secondi, Zizaka, Jorginho che sbaglia, un gol clamoroso. Jason, ancora su Chilelli, poi c'è Tondi, l'ultimo a toccare però è il giocatore della Lazio. Termina così la gara di andata con il Milano che ha la meglio sulla Lazio, seppur di un gol 3-2, bottino prezioso in vista del ritorno fra una settimana, 40 minuti effettivi di settimana prossima a Roma per questa andata di play-out. Quindi qui alla Palasport Sedriano termina con il risultato di 3-2 in favore del Milano sulla Lazio.